21 tappe, 3.481 chilometri, 98 anni di storia, il Giro d'Italia. La cosa più bella che possa accadere ad un uomo in bicicletta e anche a una squadra al suo primo anno di vita, la Nippo Vini Fantini. C'è chi lo ha già vinto, chi forse un giorno lo vincerà, chi corre all'ombra del fratello e chi ha già vinto una volata contro la malattia e gli infortuni. Insieme sono una squadra come tutte le altre. A parte un dettaglio, sono la prima squadra italo-giapponese di sempre. Il che vuol dire avere un patron che vola apposta da Tokyo per controllare una per una le bici e assicurarsi che ogni singolo dettaglio sia perfetto, compresa la forma fisica dei dirigenti. Un giovane talento nipponico pettinato come un manga e determinato come un ninja e uno staff pieno di buona volontà e con qualche problema di comprensione. Aggiungete il primo hipster rumeno a pedali, il peggiore imitatore di Celentano mai visto su due ruote. Sei forte. E un direttore sportivo multilingue. Go, stop, derecho, izquierda. Capito? Questa è la loro storia. Sulle strade di tutta Europa fino al Giro d'Italia. Una sfida impossibile, con una sola regola. Più una montagna è difficile da scalare, più vale la pena provarci.